io darei la parola adesso a Tiberio Timperi e poi illustriamo l'articolato con gli esponenti, tesoriere e segretario della Lega per il divorzio breve. Buongiorno, buongiorno a tutti. Quando nasce una persona non si è mai soli. Lo stesso quando muore una persona non si è mai soli. Si può contare sempre su una rete amicale, una rete parentale, tale da poter avere una sorta di paracadute affettivo. Quando ci si separa invece si rimane da soli, si perdono le amicizie, si perdono i contatti e uno deve in qualche modo ingegnarsi, arrabattarsi, confrontarsi con una realtà di cui non conosceva assolutamente la portata emotiva, affettiva, psicologica, sociale ed economica. Spiace dirlo perché quando si parla di affetti poi si finisce a parlare di effetti, fanno rima e purtroppo per molti avvocati e per molti magistrati affetti ed effetti sono la stessa cosa, ma non è così. Parliamo degli effetti in questo caso, visto che siamo qui per parlare di una proposta di legge. Piccolo passo indietro. Fine 2007, Alemano si era insediato da poco. Il discorso che avevo fatto inutilmente a Veltroni lo ripropongo in televisione con una boutade parlando di genitori separati. Faccio una battuta in televisione dicendo: mi auguro che il neo assessore Sveva Belviso possa occuparsi molto più da vicino di una realtà che è dolorosa, è emergenza sociale e che è stata in qualche modo pseudo risolta a Bolzano e a Genova. Dopodiché mi arriva una telefonata di Maurizio Costanzo dove mi chiede ragione di quello che avevo detto in televisione, spiego e mi passa la Belviso. Dopodiché, da fine 2007 per un paio di mesi del 2008, ci sono state varie riunioni con la Belviso, lo dico sinceramente da parte mia senza alcuna speranza, dove io avevo sollevato la necessità di una casa che accogliesse dei padri separati. Perché? Perché nonostante, come ha ricordato Tiziana Arsenti, ci sia una legge dello Stato, questa legge viene totalmente disapplicata nel silenzio più assoluto e fragoroso. È una legge dello Stato che viene disapplicata da funzionari dello Stato. Mi dicono che per poter fare una denuncia a livello europeo si debba aspettare la fine dell'iter processuale, il che significa che se la legge sul condiviso è stata introdotta nel 2006, in teoria, ammesso e non concesso che sia stata applicata da subito, e così non è stato perché molti avvocati sobillati dalle proprie clienti si inventavano una conflittualità elevata pur di applicare, pur di bloccare il condiviso, per fortuna poi la Cassazione è intervenuta, il che significa che 2006 più 10 fa 2016, nel frattempo i nostri figli sono diventati maggiorenni, nel frattempo i nostri figli, altro che Jugendamt tedesco, i nostri figli vengono educati dai giudici e dagli assistenti sociali, che assistenti sociali non sono assolutamente titolati, e circa i giudici c'è da dire che loro si prendono il rischio morale di una scelta, che ne so, scuola pubblica o privata, scelgono loro. Ma poi non si prendono le responsabilità di questa scelta. Ed è questa la società che i giudici, la neuropsichiatria e gli assistenti sociali stanno disegnando. E allora, visto che si parla di Italia futura, di fare futuro, il futuro inizia adesso, ora, non fare futuro, fare adesso. C'è una legge che va applicata e non viene applicata. I radicali da sempre hanno fatto mille battaglie di carattere civile, poi a torto o a ragione vengono sempre ricordate le solite due, ma ne hanno fatte tante. E allora si fanno carico anche di questa
battaglia, che non è una battaglia di destra, che non è una battaglia di sinistra, che non è una battaglia di centro, è una battaglia per la società civile italiana. Personalmente io credo che il mondo sia come il prato di un picnic, vada lasciato più pulito e migliore di come uno lo ha trovato. E io questo lo dico da padre, perché vorrei, se possibile, lasciare un mondo migliore, un prato migliore di come l'ho trovato per mio figlio e per i figli di mio figlio, i quali non devono assistere a un esproprio dello Stato dei beni di un padre che ha lavorato duramente, che se li ha conquistati. Perché oggi in Italia il matrimonio, e lo dice Simonetta Matone, una donna che è stata a lungo presidente del Tribunale dei Minori, in Italia il matrimonio, per chi se ne vuole approfittare, è una rendita vitalizia. Vero, le donne sono state penalizzate, tanto nel pubblico quanto nel privato, però si ha la sensazione, confortata ahimè dai dati, che i giudici si lavino la coscienza nel momento della separazione proteggendo a prescindere le donne. Ora, io ringrazio il gruppo dei radicali, ringrazio Rita Bernardini per questa proposta di legge, che però è un indice puntato sulla mala giustizia in Italia. È un atto di accusa violento, un atto di accusa doloroso, sul fatto che i giudici non applichino la legge. E lo dice un padre che comunque è fortunato perché riesce a vedere il figlio 13 giorni al mese e 10 notti. Concludo dicendo semplicemente che la legge parla di assenza di genitore prevalente e i dati invece ci parlano di collocamento del figlio presso la mamma. Concludo dicendo che la legge parla di rapporto equilibrato e continuativo del minore con entrambi i genitori. E allora mi sono andato a vedere da giornalista cosa riporti il Devoto Oli alla parola equilibrato. Bene, il Devoto Oli alla parola equilibrato riporta armonico e uniforme. I giudici in Italia, o una parte dei giudici, o una gran parte dei giudici in Italia, interpreta questo equilibrato armonico, uniforme, come un mercoledì a settimana e fine settimana alterni. E dunque, se la matematica non è un'opinione e non può essere interpretata, un padre che voglia fare il padre in Italia può contare su 8 giorni su 31 del mese. E questo non è né equilibrato né uniforme. E dunque c'è qualcosa che non va. La legge non è uguale per tutti. Ricorda un po' il libro di George Orwell, Animal Farm, la fattoria degli animali. Tutti gli animali sono uguali, ma qualche animale è più uguale di altri. E allora, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, però alcuni cittadini, tra parentesi la madre, chiusa parentesi, sono più uguali degli altri. Grazie.